Una delegazione francese guidata dal sindaco di Montpellier, Philippe Sorel, è arrivata a Palermo in visita istituzionale e ha fatto tappa a Isola delle Femmine per visitare il paese, l'azienda Mosaicon e per degustare i prodotti tipici della pesca. Philippe Sorel è il primo cittadino di Montpellier, è stato eletto nell'aprile 2014 con la promessa di cambiare le cose. La sua attività amministrativa infatti si è già distinta per la lotta contro quelli che in Francia hanno ribattezzato i fantasmi del cartellino. Montpellier è oggi una città giovane, aperta, progressista, ecologista e cosmopolita. È dovuta all'amministrazione virtuosa anche la sconfitta dei populismi di destra, tanto che alle ultime elezioni il Front National si è fermato al 13%, mentre nel resto del sud della Francia la Le Pen ha fatto il pieno. Di questi temi abbiamo parlato direttamente con il sindaco Philippe Sorel, che ci ha spiegato il motivo della sua visita a Isola delle Femmine. Ovviamente è con piacere che mi trovo qua, sono a Isola perché il sindaco di Palermo mi ha invitato anche a incontrare il sindaco di Isola e sono molto contento di essere qui perché si prospettano delle ottime relazioni, non soltanto economiche ma anche di sviluppo tra le università e a livello culturale, e quindi è un piacere essere qui oggi. Lei è stato eletto nel 2014 e una delle sue prime battaglie è stata quella contro gli assenteisti, i furbetti del cartellino, però in Italia si parla molto di questo tema, qual è la ricetta giusta? J'ai fait état des lieux sur la mairie de Montpellier. Effettivamente quando sono stato eletto ho fatto una visita, diciamo, dei luoghi, mi sono reso conto che il 35% degli impiegati erano assenti, quindi un tasso di assentismo del 35%, quindi quello che ho cercato di fare è di rimettere, diciamo, ridare un po' lo spirito dell'impresa all'interno della funzione pubblica, cercare di motivare in qualche modo queste persone ma anche le loro famiglie, di riqualificarle, e ovviamente ci sono anche le sanzioni che non dobbiamo trascurare perché fanno parte del gioco. Alle ultime elezioni il Front National si è fermato a Montpellier, mentre in tutto il resto del sud della Francia ha preso molti voti. Come mai è successo questo? Abbiamo un altro modo di fare politica. Quello su cui puntiamo è intanto creare una trasparenza rispetto alle istituzioni, avvicinarci alla gente, essere con la gente, ritornare a quella semplicità delle cose che si è un po' perduta. E sono d'altra parte l'unico sindaco in Francia che abbia mai siglato la convenzione anticorruzione. La prima tappa del tour è stata la sede di Mosaicon, l'azienda nata a Palermo nel 2010, con sedi a Londra, Madrid, Milano e Roma, e da qualche mese anche ad Isola delle Femmine. La sede è un open space di 4.000 metri quadrati vista mare, con altalene, biliardini, divani, un agrumeto ed un ufficio da fare invidia alle migliori tech company della Silicon Valley, la quale di recente ha premiato Mosaicon come una delle 15 aziende più innovative d'Europa. L'azienda si occupa di video community marketplace, ha creato una piattaforma software online nella quale vengono messi in contatto coloro che lavorano nel mondo del video e tutte le aziende che vogliono produrre dei video. L'ambiente è rilassato e tranquillo per consentire a tutti di esprimere al meglio la loro creatività, ma si lavora tantissimo. La visita della delegazione francese per Mosaicon è molto importante perché potrebbe portare a future collaborazioni. Dopo aver degustato alcuni prodotti tipici presso l'Hotel Sirenetta e dopo un brindisi, la delegazione francese è stata poi accompagnata dal sindaco Stefano Bologna e da un gruppo di assessori e consiglieri comunali a vedere la torre, l'isolotto e il porticciolo di Isola delle Femmine. È arrivato anche il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, e i tre sindaci si sono scambiati dei doni presso la casa comunale. Grande soddisfazione è stata espressa da Leo Luca Orlando, che l'anno scorso, a gennaio, ha visitato Montpellier e ha avviato i rapporti con i sindaci dell'area metropolitana cosiddetta mediterranea nell'ottica dell'interculturalità, della cooperazione e dello sviluppo reciproco in una prospettiva euro-mediterranea. È la conferma del rapporto straordinario di collaborazione tra Isola delle Femmine e Palermo. Devo ringraziare il sindaco Stefano Bologna, che come sempre dimostra essere parte di una squadra che cerca di promuovere il nostro territorio. E oggi avere ospite qui a Isola delle Femmine il sindaco di Montpellier, una grande città francese, presidente anche di un'area metropolitana, è anche un modo per promuovere il turismo, per promuovere gli scambi culturali e per far conoscere le bellezze dei nostri territori. Abbiamo seminato e da semine come queste poi arrivano i risultati in termini anche economici e culturali. Ci sarà un gemellaggio con la città di Montpellier? Si era paventata questa possibilità? Sì, già è stato fatto una prima intesa con la città di Palermo. Riteniamo che il 27 maggio insieme alla città di Palermo anche il piccolo comune di Isola delle Femmine dell'area metropolitana palermitana sarà pure a Montpellier per suggellare questo gemellaggio e questi rapporti culturali e turistici. La visita si è conclusa in un ristorante locale, il Savoy, dove la delegazione ha potuto degustare i prodotti della pesca e i dolci siciliani, prima di tornare a Palermo per siglare una lettera di intenti.
che porrà le basi per un futuro patto di gemellaggio.